vi chiamate? Alessia, Clara, Emanuele, Sara, Claudia, Lorenzo, Sviat. Oggi rinizia la scuola. Siete contente? Sì, perché non la troviamo la classe nostra. No. Mi dispiace molto, sì. Non si dice. Non sappiamo dove dobbiamo andare perché ci hanno cambiato le scuole. Cioè, ci hanno detto dovevamo entrare là, invece mo è uno di questi due edifici. Buongiorno. Io ho problemi di orario, quindi devo correre. Che classe fate? Io devo fare il quinto linguistico, ma non so. Io il terzo biologico sanitario. ITC Luigi Rennina. Il terzo dell'ITAS. Il terzo B dell'ITC, ragioneria. E elettronica. Anch'io. Sei contenta di riniziare prima le lezioni? No. È una cosa inutile. Mi dispiace molto, sì. Sapete per quale motivo? No. No, non lo sappiamo. Io penso che ci stanno più feste durante l'anno. Può essere più ponti, più vacanze, chi lo sa. Ma il motivo francamente non lo so. Però se ci fanno fare i ponti durante l'anno è pure meglio. Non lo so. Non lo sappiamo. E io non so ancora a che scuola devo andare. Allora, inizialmente la tabella, il calendario regionale prevedeva l'apertura al 16 di settembre. Noi già prima che loro variavano il calendario ci eravamo resi conto che era difficile poter concludere l'anno scolastico perché non ci sarebbe stato tempo per effettuare gli scrutini, anche perché subito dopo sarebbero iniziate le operazioni preliminari degli esami di Stato. Per cui abbiamo pensato, oltre a chiudere prima, perché apriamo prima ma chiudiamo anche prima, scaglionati, quindi chiudiamo il 5 di giugno e così a scalare fino ad arrivare il 9 di giugno, per cui noi chiudiamo in anticipo rispetto al calendario regionale modificato addirittura, per poter dare la possibilità ai ragazzi di poter viaggiare e venire a scuola con comodità. Abbiamo tagliato l'orario giorno per giorno, fermo restando però il monte ore previsto dall'ordinamento ministeriale. Sono molti ragazzi che appunto dopo il terremoto si sono spostati ad altre scuole fuori il capoluogo? Sì, assolutamente sì. Dagli ultimi dati, se non mi vorrei sbagliare, ma penso che mancano circa 400 ragazzi in tutta la provincia. Voglia di studiare? Insomma... Sì, dai. A te? Saltiamo addosso proprio. Però non va per forza quest'anno, quinto. Sì, dai. Sì. È un po'. Più o meno. Ciao ragazzi, buongiorno. Andate a scuola? No, non mangio nessuno. Vabbè, ciao.